Buonasera, io ho letto con piacere il suo saggio, di cui faccio i complimenti e seguo le conferenze su YouTube. Volevo chiedere, magari una cosa può essere anche banale, ma visto che conosciamo tutti il presente e si stava parlando appunto in questo momento del futuro, delle privatizzazioni, del totale crollo dello Stato, cioè degli Stati e dello Stato sociale. Volevo chiedere se lei, Barnard, o suoi collaboratori come Parguez e altri vi siete posti un obiettivo sulla diffusione di queste teorie che poi sono molto semplici, che tutti pensiamo a cose difficilissime, un'economia difficile. Cioè, molto difficile, e invece abbiamo scoperto che è molto semplice, anche da capire, da spiegare in tutto e per tutto. Sì, c'è un grandissimo economista americano che si chiama James Kenneth Galbraith. Galbraith è figlio di un economista che si chiama John Kenneth Galbraith, che è stato il consigliere di Roosevelt e di Kennedy, eccetera, e al quale ha scritto una frase che io mi porto sempre dentro e che ripeto con tutte le volte che mi viene data l'occasione di dirlo. Ha detto: se la gente si rendesse conto di come è semplice creare moneta per uno Stato e di come è semplice gestirla, la gente avrebbe in mano il potere di regolare lo Stato. È che purtroppo i cittadini pensano distinto che una cosa così deve essere talmente complicata. Non è possibile che sia così semplice, deve essere molto più complicata. Allora dicono: vabbè, lasciamo perdere, tanto non ci arriverò mai, no? Non riuscirò mai a capirlo. Per cui abdicano i cittadini al potere di capire la moneta, il funzionamento della finanza dello Stato, per cui abdicano alla propria sopravvivenza, perché lasciano nelle mani di qualcun altro, questi criminali neoliberali e neoclassici, la gestione delle proprie vite.